Prime conseguenze alla sentenza su Rimborsopoli. L'assessore comunale di Trieste Bucci si dimette. Camber verso la sospensione dal consiglio regionale. Frontale a Moraro questa mattina. Ha avuto la peggio un'anziana di Gorizia. Feriti i passeggeri dell'altra vettura. Al Museo della Cantieristica di Monfalcone è inaugurato un memoriale per i morti. Intanto continuano i processi. Inaugurato in via Battisti Gil Presepe che raffigura l'integrazione. I protagonisti sono i bambini. È finita 1-1 dopo un match povero di contenuti tecnici. Gran gol di Mandragora, pareggio di Ciano dagli 11 metri. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Udi News TV, edizione che apriamo parlando della vicenda Rimborsopoli. Ieri la notizia delle 7 condanne in appello, oggi le prime ripercussioni. Si è dimesso l'assessore comunale di Trieste Bucci, mentre in consiglio regionale la maggioranza perderà Piero Camber, sospeso dalla carica in virtù della legge Severino. Il servizio. Mentre gli avvocati difensori, in attesa delle motivazioni, annunciano già la volontà di ricorrere in Cassazione, all'indomani della sentenza sulla Rimborsopoli del Friuli Venezia Giulia, emessa dalla Corte d'Appello di Trieste, che ha condannato 7 tra attuali ed ex consiglieri regionali, Camber, Tononi, Bucci, Galasso, Valenti, Pedicini e Moretton, arrivano le prime ripercussioni politiche. La sentenza, infatti, in virtù della legge Severino, porterà alla sospensione dei condannati che ricoprono attualmente cariche elettive, ovvero il consigliere regionale Piero Camber e l'assessore comunale di Trieste Maurizio Bucci. Ed è proprio il forzista Bucci questo pomeriggio ad annunciare le sue dimissioni dalla carica. Sia per il rispetto che ho delle istituzioni e del buon lavoro svolto in questa amministrazione, sia per evitare speculazioni di ogni tipo e nel massimo rispetto delle istituzioni, ha dichiarato Bucci, ho ritenuto opportuno e corretto rimettere le mie deleghe nelle mani del sindaco. Bucci, esponente della giunta di piazza, è stato condannato a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni e interdetto dai pubblici uffici per la durata della stessa pena inflitta. Tuttavia è concessa la sospensione condizionale di entrambe le pene, la reclusione e l'interdizione, e la non menzione della condanna. Rimane invece il nodo Camber, in quanto il consigliere regionale non può essere surrogato nell'aula di palazzo di Piazzale Oberdan, vista l'assenza di una norma ad hoc. Il suo seggio dunque rimarrà vuoto fino a eventuali interventi legislativi e conseguentemente il gruppo di Forza Italia e la maggioranza di Fedriga sconterà la perdita di un consigliere regionale. Il governo ha posto la fiducia nell'aula del Senato sul maxi emendamento alla manovra. Le opposizioni hanno protestato, la seduta è stata sospesa, intanto è arrivato l'ok dalla Ragioneria dello Stato. Sentiamo. Quale? Acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, verrà posta la questione di fiducia. Grazie. In un clima di forte tensione, con le opposizioni sulle barricate, dopo continui slittamenti del maxi emendamento atteso da ieri, la maggioranza giallo-verde, salvo sorprese, dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio in tarda serata, con l'inizio delle votazioni dalle ore 20. Questa volta, grazie a questa trattativa, l'obiettivo dell'Europa, che era di limitarsi all'1,6%, invece si chiude al 2%, quindi con qualche miliardo in più a disposizione, per cui ovviamente non è vero quello che si legge su qualche giornale oggi, che la manovra sarebbe stata dettata dall'Europa. Loro ci hanno, cioè abbiamo concordato dei saldi e adesso stiamo rivedendo attraverso il maxi emendamento la manovra sulla base di questi saldi. Proteste dai gruppi di opposizione per i metodi utilizzati. Il testo della manovra avrebbe dovuto essere pronto in diversi momenti e poi alla fine adesso lo aspettiamo oggi pomeriggio alle 14. Quindi questo è veramente difficile dirlo. Quello che sappiamo è che il governo ha già deciso di porre la fiducia, quindi è una manovra finanziaria che danneggerà pesantemente gli italiani, metterà in difficoltà persone, famiglie con le pensioni, però anche con le pensioni per esempio. Però che in sostanza non è stata discussa in Parlamento, non sarà stata discussa in Parlamento o in Commissione. Intanto il testo del maxi emendamento alla legge di bilancio è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato e contiene anche l'emendamento promosso dal senatore friulano Pittoni per difendere l'ufficio scolastico regionale. Ieri sera risultava ancora inserito, non comporta spesa aggiuntiva per lo Stato perché i soldi in più sono a carico del Ministero, per cui conto che arrivi in porto senza particolari difficoltà.
In attesa dell'approvazione di questa notte al Senato, inevitabilmente si allungheranno i tempi anche per il varo della manovra alla Camera. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'esame della Commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29 dicembre. Torniamo ora a Udine, dove domani, nel 20° anniversario della strage in cui durante il servizio persero la vita i poliziotti Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zanier e Paolo Cragnolino a causa dell'esplosione di un ordigno appeso alla serranda di un negozio, a Udine avranno luogo vari momenti di commemorazione. Alla deposizione dei fiori, prevista per le ore 8:30 sul luogo della strage, seguirà alle ore 9 presso la chiesa Beata Vergine del Carmine in via Aquileia la messa celebrata dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Alle ore 11 alla presenza del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, ci sarà l'intitolazione dell'area verde di via Crispi e l'inaugurazione di un monumento realizzato dall'artista friulano Roberto Milan. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco ed il prefetto di Udine, oltre alle autorità civili, militari e religiose che puntualmente da 20 anni si stringono attorno ai familiari delle vittime. Ed ora facciamo il riassunto dei principali fatti di cronaca di oggi nelle nostre flash news. Una donna di 89 anni è morta a seguito di un incidente stradale che si è verificato dopo le 11:30 di oggi a Moraro, in provincia di Gorizia, lungo la ex strada provinciale 5, nei pressi del campo sportivo. Per causa al vaglio dei carabinieri della locale compagnia, due auto si sono scontrate frontalmente. Alla guida di uno dei veicoli, una minicar senza obbligo di patente, c'era l'anziana che è stata sbalzata dall'abitacolo. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori, la donna è deceduta. Altri due feriti, che si trovavano sull'altra automobile, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Gorizia. Non sono in gravi condizioni. Sul posto anche l'automedica, assieme a due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale Isontino. Dopo l'arresto del pusher che aveva venduto la dose letale ad Alice Bros, la giovane morta di overdose, nei bagni della stazione di Udine, la polizia ha messo a segno un altro arresto per contrastare lo spaccio tra i più giovani. In manette un 24enne cittadino afghano che due mesi fa era stato sorpreso a spacciare stupefacente a giovani studenti nei pressi di una fermata dell'autobus a pochi passi dalla questura. L'afgano era stato arrestato per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di stupefacente. Da quella volta, in poco più di un mese, gli operatori delle volanti l'hanno sorpreso sul territorio cittadino ben 5 volte, deferendolo all'autorità giudiziaria per l'inosservanza del divieto di ritorno nel comune. Visto il ripetersi dei fatti, la procura ha chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura cautelare con la custodia cautelare in carcere. Sta interessando anche il Friuli Venezia Giulia l'operazione Christmas Clean Station, avviata a livello nazionale dal capo della polizia Gabrielli per garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie e sui treni in un momento particolarmente delicato a livello internazionale, segnato dai recenti attentati terroristici. Sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi sono stati impegnati 85 operatori, i quali nell'arco dell'intera giornata hanno controllato 25 scali ferroviari, ispezionato numerosi bagagli e controllato i viaggiatori dei treni. Sono state identificate 123 persone, 5 sono state indagate in stato di libertà. È stato inoltre tratto in arresto un cittadino romeno in quanto destinatario di 2 provvedimenti di cattura per l'espiazione di altrettante condanne per un totale di 4 anni di carcere per il reato di furto aggravato e pene concorrenti. Andiamo ora a Monfalcone, dove al Museo della Cantieristica è stato inaugurato il memoriale per le vittime dell'amianto. Per decisione del Comune, una sezione della struttura è stata dedicata alla tragedia che ha colpito e colpisce ancora tanti lavoratori dei cantieri navali e i loro familiari. Vediamo. Sono un centinaio i nomi riportati nel memoriale delle vittime dell'amianto, inaugurato al MUCA di Monfalcone. Ma il loro numero è destinato ad aumentare. Finora sulla targa collocata nel Museo della Cantieristica, che sorge nell'ex albergo operai, sono stati indicati solo coloro che sono stati riconosciuti vittime dell'amianto nei primi 3 processi che si sono svolti nel Tribunale di Gorizia. I decessi tra i lavoratori dei cantieri e i loro familiari però non si fermano. L'opera è affiancata da pannelli illustrativi della tragedia amianto per informare e mantenere alta l'attenzione. Sono 2 anni che ci stiamo lavorando, ci sembrava incredibile che all'interno di questo museo, che è stato l'albergo operai
che sta proprio a ridosso dell'azienda, non ci fosse un punto importante dedicato al dramma che le famiglie di Monfalcone, ma non solo di Monfalcone, hanno vissuto. Quindi questo memoriale delle vittime dell'amianto ha un significato importantissimo per il nostro cuore, per il nostro animo, lo dico da figlia, lo dico da mamma, lo posso dire rappresentando le mogli, i mariti anche, perché poi adesso siamo anche alla seconda generazione dei morti di amianto, bastava una fibra. All'interno del memoriale sono rappresentati anche i simboli, il terlis che a casa il papà, il marito faceva lavare e faceva trasportare questa fibra maledetta anche nei polmoni dei suoi cari. È necessario da un lato appropriarci di quella che è stata l'esperienza di Monfalcone, degli operai che sono stati esposti e che continueranno a morire per i prossimi anni. Dall'altro serve che vi sia consapevolezza su questi argomenti proprio affinché storie come questa non si riproducano rispetto all'esposizione ad altri materiali pericolosi e ci sia quindi una maggiore attenzione e sensibilità alla sicurezza negli ambienti di lavoro e al rispetto dei diritti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. E intanto è intenso il lavoro che sta portando avanti la Procura di Gorizia proprio per fare giustizia sulla questione amianto. E allora con il procuratore Massimo Lì abbiamo ripercorso i primi tre processi che si sono svolti, a cui seguiranno in breve altri. Vediamo. La Procura della Repubblica di Gorizia è impegnata da anni sul fronte giudiziario dei processi in materia di esposti all'amianto. Abbiamo portato a compimento tre processi, ne arriveranno altri, uno arriverà in primavera, la prima udienza è fissata in aprile e uno credo entro l'estate, i primi sei mesi del 2019. Purtroppo è un filone che continua e continua a impegnarci perché i decessi avvengono tutt'oggi, non si è ancora arrivati alla curva discendente delle morti per esposizione all'amianto. Quali sono stati i risultati raggiunti finora? I risultati sono stati ottimi, tenuto conto della complessità dei processi. Abbiamo avuto per il primo processo in materia di amianto una pronuncia della Cassazione che ha confermato la responsabilità penale degli imputati. Il secondo processo pende in Cassazione, il terzo processo pende in appello. Sostanzialmente le tesi d'accusa portate avanti dalla Procura della Repubblica hanno sempre trovato una sostanziale conferma nelle decisioni dei giudici. Il che non era affatto scontato in processi di questo genere, che dal punto di vista tecnico-giuridico sono molto complessi e richiedono uno sforzo enorme per dimostrare la penale responsabilità degli imputati. Questo memoriale servirà, secondo lei, a fare opera di informazione su quanto accaduto? Io penso di sì, e per questo l'iniziativa di creare questo memoriale all'interno del Museo della Cantieristica è quanto mai opportuna e giustificata. Io credo che chiunque debba visitare questo memoriale. E ora torniamo a Udine per andare a visitare un presepe particolare che si trova nella zona di Borgo Stazione, in via Battisti. Il Natale della Fratellanza e dell'Unione è quello che si celebra alla Casa del Tibet in via Battistic per la seconda edizione dell'Unazi and Friends, un presepe di arte contemporanea realizzato per una festa, quella del Natale, che è la festa dei bambini. Io ho intitolato questa opera Il Natale di tutti i bambini, proprio perché è dedicato ai bambini di tutto il mondo, è un momento sicuramente particolare, li ho collocati sulle pareti come piccoli angeli, sono bambini che pregano, che guardano, che pensano, che ci osservano. Ci sono bambini che soffrono, c'è il bambino, che la bambina messicana che chiede la carità, c'è la bambina down, c'è la bambina che porta le mani alla bocca, quindi la bambina che io dico è muta. E questi rappresentano i bambini che sono in una condizione di sofferenza. Il tutto in una zona di Udine dove spicca la diversità, una diversità che a Natale deve diventare unione, come ricordava Luciano Lunazzi. L'arte, come le religioni, devono essere universali. Il futuro, secondo me, è nel dialogo delle religioni. E vedo che gli estremismi, diciamo, nelle religioni vengono
sempre più accantonati, vengono più, sempre di più lasciati in disparte. Ecco. Grande festa questa mattina all'Istituto Magistrale di San Pietro al Natisone, a 140 anni dall'istituzione. Davanti alla scuola si sono ritrovati studenti del passato e del presente per ripercorrere insieme il proprio percorso. Vediamo. Una cerimonia per celebrare una significativa ricorrenza questa mattina a San Pietro al Natisone. L'Istituto Magistrale, composto dal Liceo delle Scienze Umane e dal Liceo Linguistico, annessi al Convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli, compie la veneranda età di 140 anni. Questa mattina si sono ripercorse le tappe storiche della scuola, un incontro tra passato e presente con le testimonianze di due studenti, diplomatisi rispettivamente nel 1958 e nel 2018, che hanno seguito il canto da parte degli studenti dell'inno di Mameli e dell'inno dell'istituto. Ma diversi sono stati i momenti toccanti, come la deposizione della corona al monumento che ricorda gli studenti dell'istituto magistrale caduti nelle guerre. 140 anni di scuola e di valori dell'istituto magistrale, istituzione di riferimento del nostro territorio, che affonda le radici nel 1878 in un contesto storico in cui l'istruzione è stata determinante per il progresso della società nelle valli del Natisone e nel Cividalese. Ha così commentato la ricorrenza alla dirigente del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale, Patrizia Pavatti. Un istituto che come bacino d'utenza è stato capace di travalicare i confini provinciali per coprire un territorio quasi regionale, cosa davvero degna di nota per l'epoca. Un'occasione in cui è stata accolta la sollecitazione da parte degli ex studenti dell'istituto che più volte hanno espresso il desiderio di rivedere le aule dove si sono formati. Una visita e una giornata dunque che ha acquistato anche un valore di ritrovo, permettendo agli ex studenti di ricordare e ripercorrere le tappe che hanno segnato quel periodo. E ora parliamo di Elisa. Elisa che ha scelto il Teatro Odeon di La Tisana quale location ideale per allestire la data zero del Diari Aperti Tour, il nuovo attesissimo progetto live dell'artista che prenderà il via la prossima primavera e che vedrà quindi proprio alla Tisana la sua grande anteprima il prossimo venerdì 15 marzo con inizio alle 21. Con questo annuncio di oggi, diventano così 4 i concerti di Elisa in Friuli Venezia Giulia, dopo quelli del 19 e 20 aprile che sono entrambi sold out e del 31 maggio che si terranno al Politeam Rossetti di Trieste. E ora veniamo allo sport, parliamo dell'Udinese che non è riuscita ad andare oltre al pari questo pomeriggio alla Dacia Arena nello scontro salvezza contro il Frosinone. Finita 1-1, gran gol nel primo tempo di Mandragora e poi il pareggio del Frosinone con un rigore davvero molto dubbio di Ciano. Il servizio. L'Udinese non va oltre un magro pareggio alla Dacia Arena contro il Frosinone al termine di una gara non brillante che ha aperto il trittico di match determinanti di questo finale 2018. Nicola si affida a Capitan Berami in mediana alla 200esima in A, confermando Struger nel 3 di difesa alla 50esima presenza in bianconero nella massima serie. Davanti con De Paul c'è Lasagna, preferito a Pussetto. D'altra parte Baroni alla sua prima panchina a Ciociara si affida ad un 5-3-2 speculare con Ciano e Dionisi davanti. Ritmi molto bassi in avvio, ci prova il decimo Cibsadi in pensiero. Remusso con un debole colpo di testa su cross di Beghetto. Il primo squillo dell'Udinese porta la firma di Fofana che al minuto 14 riceve palla sulla tre quarti e scocca il destro da 25 metri con la palla fuori di poco. La scossa arriva però al 32esimo a scuotere il torpore di una gara addormentata e una sortita sulla destra di Larsen che mette al centro la palla. Mandragora si avventa sulla sfera colpendo fortissimo col sinistro senza lasciare scappo a Sportiello. Prima rete in bianconero per il centrocampista che mette da parte l'occasione di San Siro contro l'Inter, trovando una splendida conclusione che regala il vantaggio ai suoi. La reazione del Frosinone non tarda ad arrivare e 3 minuti più tardi Ciano calcia dalla distanza scheggiando il palo a Musso battuto. Si va negli spogliatoi sull'1-0. In avvio di ripresa l'Udinese ha la palla per chiudere il match, ma De Paul dopo una bellissima serpentina pecca forse di lucidità tentando il tiro a giro piuttosto che servire Lasagna tutto solo in aria. Al minuto 61 arriva l'episodio che rimette in equilibrio la partita. Palla vagante in aria e Conga anticipa Ciano ma si conta
secondo il direttore di gara Valeri, lo fa toccando l'attaccante gialloblu. E calcio di rigore. Dopo un lungo silent check, l'assistente al VAR di Arsini conferma la decisione di Valeri, non chiamandolo a rivedere sul campo il contatto, che resta assolutamente dubbio. Una scelta apparentemente inspiegabile. Fatto sta che Ciano non esita dagli 11 metri, battendo Musso per l'1-1. Nicola prova a riportare le sorti della gara dalla sua parte, varando l'assetto offensivo con l'inserimento di Pussetto per Fofana e Di Macis per D'Alessandro, ma il match non regala ulteriori emozioni. Finisce così con l'Udinese che è costretta ad accontentarsi del pari e resta in una situazione difficile di classifica. Si torna in campo subito il 26, giorno di Santo Stefano, in trasferta contro la SPAL. Sentiamo le riflessioni che al termine di questo pareggio ha fatto mister Davide Nicola ai nostri microfoni. Ma in parte all'episodio non è che lo possiamo, non dipende da noi. Io non sono d'accordo perché l'ho rivisto e non trovo neanche corretto il fatto che non si sia rivisto per assegnare una decisione così definitiva, importante, però lo accetto perché questa è la mia cultura sportiva. Venendo alla partita, dico che questo è il quinto punto in 5 partite, non ci può soddisfare interamente, è normale che sia così, però io comunque sto vedendo che i ragazzi continuano ad allenarsi per crescere. Io non sono straconvinto e si accetta anche il fatto che magari non si possa essere completamente soddisfatti, diciamo, come pubblico, accetto anche le reazioni perché noi siamo professionisti e perché anche nel bene e nel male è giusto avere delle esternazioni di emozioni. Mi piace ricordare che la capacità di stare uniti nei momenti difficili ci può portare a costruire insieme, a soffrire insieme, a costruire insieme qualcosa di importante, e in questo ci credo ciecamente, per cui accetto qualsiasi esternazione, però io voglio che questi splendidi tifosi, perché anche stasera l'hanno dimostrato, ma diano una grossa mano e si calino, perché non credo che si possa pensare che questi ragazzi, noi tutti, non stiamo dando tutto quello che possiamo in questo momento. Arriveremo a crescere di più, io ci credo, abbiamo bisogno di tutti, tutto qua. Torneremo a parlare di questo match e del momento che sta vivendo l'Udinese sia domani sera con i commenti di Francesco Pezzella e i suoi ospiti, sia lunedì vigilia di Natale sempre alle 21 con Udinese Tonight. Ha pareggiato anche il Pordenone per 1-1, questi sono i risultati della 18ª giornata dove, come vedete, c'è l'1-1 del Pordenone, c'è anche la sconfitta a Teramo della Triestina, ci sono delle partite che sono in corso, Feralpi, Salò, Renate e Ravenna Ternana. È un pareggio importante perché permette comunque al Pordenone di conquistare con una giornata d'anticipo il titolo d'inverno per la prima volta nella sua storia, titolo di campione d'inverno della Serie C. Com'è andata la partita? Pordenone in vantaggio al 30° del primo tempo con il solito Berrettoni, il gol che avete visto, e il pareggio invece è arrivato veramente all'ultimissimo, al 91esimo, scusate, pareggio di Rocco per la Giana Erminio. E quindi 1-1 per il Pordenone e primato in classifica che appunto gli garantisce il titolo di campione d'inverno con un giorno d'anticipo. Pordenone che anche lui scenderà in campo il prossimo 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Chiudiamo con il giro in rosa perché le strade del Friuli Venezia Giulia torneranno protagoniste nel 2019 proprio grazie al Giro Rosa, la principale competizione internazionale sul fronte del ciclismo femminile. Magnago, Gemona, San Vito al Tagliamento, l'Altopiano del Montasio e la salita al Castello di Udine sono i pezzi forti della competizione che oggi è stata presentata in città. Non si interrompe l'amore del Giro Rosa per il Friuli Venezia Giulia. Beppe Rivolta, patron della Corsa Rosa, anche nel 2019 un trittico di tappe davvero incredibile. E quest'anno si ritorna nel 2019 con due tappe e mezza, perché avremo un arrivo su Magnago e la tappa regina del Giro che arriverà sull'altopiano del Montasio, con partenza da Gemona del Friuli,
e l'ultima a incoronare la regina del giro, la San Vito al Tagliamento, su al Castello di Udine, che oggi siamo qua, è una location stupenda, molto bella, e ho visto la salita per salire su verso il castello, credo che le ragazze lì si devono impegnare mica male, però grande amore per il Friuli, grande amore nei confronti di tutti voi, gli abitanti del Friuli, è sempre, vi ripeto, un'emozione essere qua con voi. La Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa presentava l'esempio delle donne atlete con una grande fotografia dello Zoncolan e col titolo Lo Zoncolan. Ecco, la volontà quest'anno è di riproporre il Montasio dopo l'edizione maschile del 2013, perché arrivare in Malga è un abbinamento tecnico e turistico eccezionale. Però non c'è solo, c'è l'arrivo sul Castello di Udine e c'è la terz'ultima tappa a Maniago. Io apprezzo le donne, apprezzo il loro sforzo. Ho apprezzato moltissimo che l'anno scorso nel fare lo Zoncolan 130 sono partite, 130 sono arrivate. C'è un bellissimo rapporto collaborativo con Beppe Rivolta, organizzatore del Giro Rosa, e quindi direi che dobbiamo continuare. Abbiamo fatto 4 anni, probabilmente il prossimo anno facciamo sosta, perché bisogna anche, però ci inseriamo i maschi al posto delle donne. A proposito del giro maschile, del Giro d'Italia, prossimo anno anno sabbatico e poi si ritorna alla grande. Sì, è il programma solito che tu in particolare conosci molto bene, nel senso che dopo 3 anni si ferma un anno perché non puoi stressare le persone oltre il lecito. Diciamo che se tutte le cose vanno al punto giusto ci saranno dei colpi straordinari, ma non solo di effetto mediatico ma anche di importanza tecnica. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata, arrivederci.